Sono trascorsi esattamente 35 anni dalle loro prime esperienze sui palcoscenici dell'isola per portare in scena parlata, abitudini e stranezze dei cagliaritani, con una predilezione per quelli veraci, con trovate linguistiche che ancora oggi permettono ai La Pola di ottenere grande successo in teatro e in TV. Un compleanno da festeggiare, in occasione del quale Massimiliano Medda, il capocomico del gruppo, ha deciso di raccogliere in un unico volume i loro primi lavori teatrali, intitolandolo scaramanticamente "Speriamo che lo compri qualcuno". Il libro, edito dalla casa editrice Janus, è stato presentato sabato pomeriggio alla libreria Mileamaro di Nuoro, alla presenza dell'autore in un incontro moderato da Graziano Siotto. Un lavoro nato un po' pensando al piacere del pubblico, un po' a quello degli stessi La Pola. Vedere pubblicati i primi lavori, i primi testi è una cosa che quando me l'hanno proposto ho accettato subito, perché mi faceva molto piacere che rimanesse traccia di questi 35 anni di attività. Dovendo scegliere, ho pensato di pubblicare questi testi perché sono i primi e sono quelli che diciamo appartengono di più alla Pola, nel senso che sono proprio le prime cose che abbiamo ideato e sperimentato in giro per la Sardegna. Con un'introduzione dello scrittore e giornalista Francesco Abate, ex compagno di scuola dello stesso Medda, il libro prende il titolo da quello di uno dei primi spettacoli dei La Pola, "Speriamo che venga qualcuno", per esorcizzare il timore di ritrovarsi ancora poco conosciuti di fronte a una platea vuota, un rischio che oggi per loro è ben lontano. Diciamo che hai detto bene tu, era il titolo dello spettacolo, "Speriamo che venga qualcuno", perché c'era la possibilità che non venisse nessuno, a parte gli amici e i parenti, e quindi invece andò bene, ci furono 4 mesi di repliche, venerdì, sabato e domenica, quindi da lì siamo partiti per poi insomma continuare questo percorso che a distanza di 35 anni la gente non si è ancora stufata e quindi insomma noi qui siamo. Finché non se ne accorgono. Fino a quando non se ne accorgono non diciamo niente noi, voi non dite niente, magari rari.